E si ritorna in Rivarola. Avevamo lasciato la città con un minimo, no, un minimo, 120 più o meno di disoccupati in discesa però. Per cui andiamo a piazzare qualche zona commerciale. Zona commerciale. Da piazzare, okay, la piazziamo qui 3, 4, 5, 6, 1, facciamo qui dove i clienti sono in un numero più alto, visto che il terreno è zona verde. Ok, e in più niente, questo cos'era? La server farm. Server farm, efficienza, impiegati, inquinamento acustico abbastanza alto in realtà. Però è anche vero che qua non ci sono troppe abitazioni, queste sono abitazioni in realtà. Allora, questa copertura e questo è potenziamento. Vai. E comunicazioni, poi dobbiamo piazzare le cassette della posta. Le piazziamo 1, 2, 3, la mettiamo qui e poi ne mettiamo una da questo lato e una da qua. C'è già una qua e una qua. Cos'è questo? Dove sta? Va bene. Piazziamo anche qua. Facciamo uno su questa strada, uno su questa e uno su questa. Facciamo anche qui e la piazziamo anche qui. Disoccupati in caduta libera, non abbiamo disoccupati. Ok. Facciamo altro zona commerciale, 6. Mentre un po' di zona residenziale la piazziamo qui. Piazzati altri tre edifici ad alta densità e vorrei piazzare qualche altro edificio a media densità. Lo piazziamo qui, anzi, qua al centro. Così. Unico edificio, per favore. Ok. Al centro piazziamo questo.
pare che io avessi bloccato polizia. No, non li avevo sbloccati, ok. Non li avevo sbloccati, per cui polizia, polizia. Blocchiamo questo, sblocchiamo questo. Aiuta le persone meno fortunate aumentando il benessere nel quartiere circostante. Potrei piazzare qua, secondo me. Come edificio su una strada principale ci potrebbe stare. Mentre il municipio. Questo. Lo mettiamo qui. Poi, dov'è qua? Abbiamo tribunale cittadino da una parte e dall'altra gli uffici dell'urbanistica. Perfetto. Comune, anzi al municipio, tre. Ci potrebbero stare dei parcheggi. Ci vedo bene i parcheggi vicino al comune. Magari qualche edificio residenziale. A contorno. Vedi? Ci può stare 38.000 di guadagno. Ok. Vediamo un po', situazione, zero disoccupati, perfetto. Mettiamo qui altre zone commerciali. Commerciali, secondo me possiamo ritenerci soddisfatti. 336. Ah, però pensavo che questi fossero strutture residenziali, invece no, sono strutture. Oh, po. Diciamo residente commercio, che poi queste in realtà dovrebbe esserci qua da qualche parte le strutture, eccole qua, 1 e 2 sono residenti e zone commerciali piano terra, questo è tutto quanto commercio. Allora proviamo a fare qui ancora commercio e qui. Andiamo di residenti. Ok. Questi due edifici mi fanno ridere, circondati da queste torri enormi.
Vabbè. Bene. Potrebbe stare qui la scuola, oppure la mettiamo qui. No, in realtà devo metterla qua. Altrimenti gli edifici non ci arriva nulla. Piazziamo. E un'altra va piazzata qui. Ecco fatto. Secondo me qui ci potrebbe stare bene il parcheggio. Come città ci può stare, ci può stare. Qua il parcheggio è strapieno a 20, portiamolo a 25. Ok. Anci e rimuovi tutto qui. Esistono degli alberi un po' più grandicelli. Direi di no. Questo? Ah, forse questo. Questi alberi, come mettiamo gli alberi noi? Perfetto. Disoccupati pochi, non tantissimi. Ok. Qui siamo a livello 10, ancora ce ne vuole. L'avevo già messa, va bene. E aspetta che metto un po' di zone gialle, un po' di zona industriale. 1, 2, 3, 4 e 5. Tiramenti tu, crollato. Buttiamolo giù, buttiamolo giù. Ok, andiamo a fare un giro in queste altre zone. Tu hai un cumulo di rifiuti. Prima o poi verranno a ritirare la spazzatura. Abbi fede. Livello 5, livello 5, a livello 5 anche questo. Andiamo qui.
Anche tu hai un cumulo di rifiuti, ma sei già a livello 5. Tu livello 4 di 5, ma sei proprio vicinissimo a livello 5 di 5. Tu invece sei già a livello 5. Perfetto. Torniamo in città. Cuoricino, non so cosa voglia dire il cuoricino. Sta facendo l'ammare. Allora. Un po' di traffico. È zona commerciale, ci può stare un minimo di traffico. Ups, sbagliato. Sbagliato. Ok. Ok. 6 e doppio 6, perfetto. Secondo me ci vuole un po' di mezzi pubblici. Mi sa di sì. Treno e tram li abbiamo già sbloccati. Metropolitana. La sblocchiamo adesso. Magari nel prossimo video andiamo a fare la metropolitana. Binario doppio, singolo. Siamo sotterra, qui, deposito. Porca miseria. La vedo difficile arrivare in mare con l'ambulanza. Mettere qua i pompieri e azione dei vigili del fuoco vuol dire coprire fino là sotto. Non tutto quanto copre, però copre abbastanza in realtà. Vediamo che la cosa ideale sarebbe piazzarla qui, una, magari l'altra piazzarla qui poi. Quindi, di questo. Ok, qui vorrei mettere questo. Vigile del fuoco, ed non questo, per qualsiasi agente della polizia. Magari piazzarla qui così. Dritta. La polizia piazzarla qua. Piazzare qua la polizia vuol dire coprire tutta quanta la città. Eh sì, ci può stare. Polizia qua. E vigili qua. Solo che non so se. Aspetta un attimo. Facciamo questo direttamente qua. E cacciamo i semafori perché hanno la precedenza. Forze dell'ordine. Ok. Vorrei mettere questo qua.
polizia qua. E quindi eliminare. Questi, uno, due e tre. Tanto tu ci arrivi lo stesso. Ce ne sono altri? No. Poi polizia, polizia. Questo è qua, questa si elimina. Questa si elimina pure. E poi ne abbiamo qua una centrale. Questa qua va più che bene perché copre tutta quanta la zona. Per cui qui possiamo andare. E questa è la zona media. E continuiamo a mettere zona media. E scesi a 16 o da oltre 30. Prossima struttura, l'ospedale. Che qui ci può stare effettivamente. Ok, va bene. Però non in questo episodio l'ospedale, troppi acquisti. Sono 35 mensili, da 13 scendo a 12 e 3, va bene. Mettiamo l'elicottero su entrambe le strutture. Non credo vi serva il parcheggio, no? Ci danno. Da quanti posti avete? Oh, quanti bei posti. Aspetta, perché questa è zona comune, zona del municipio. Ci vogliono gli alberi, ci vogliono, su via. Posso mettere entrambi, sia erba che alberi. Ok, molto più figo così. Ok. Facciamo anche una strada in più. Perfetto. Altre due belle palazzine. E tanti disoccupati. Piazziamo qui. Vai, piazziamo. Scusatemi, riusciamo a fare una struttura da 6 senza uscire pazzi? Decisamente no. Chiudi tutto. Ah, perché è 7. Ok, per questo. Ed allora. Allora, sai che ti dico? Che questa zona, Menestra Frego, e la faccio costruire come viene. Come viene. Top.
until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Io te lo metto alle spalle, stavolta non ci riesco, va bene. Obiettivo 10, sbloccato, perfetto. Allora, l'obiettivo 10 ci dava gli uffici alta densità, autostrade ad alta velocità, divieto per motori a combustione e promozione della città. Ok. E finalmente abbiamo questi, abbiamo. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche edificio ad altissima densità. Niente male. Le strade grandi mi serve. Strade grandi sblocca anche le autostrade. Strada grande, 6 corsie divise in due carreggiate. Che palle, perché non mi interessa, perché sia questi che questi sono costruiti non sulla strada principale, per cui potrei fare questo. Questa roba qui la posso fare tranquillamente. E a questo primo bivio applichiamo qualche regola. Non voglio questo. Non voglio questi. E poi da qua non mi volta, non mi girate da qua. Non fate questo e non fate questo. Voi da qua non fate questo e non fate questo. Voi da qua non fate questo. Per cui chi arriva da qua deve andare solo dritto o svoltare. Chi arriva da qua svolta solo. Chi arriva da qua va dritto e svolta. Chi arriva da qua gira a sinistra. Alta densità e anche questi due edifici. Abbiamo un po' di disoccupati, per cui popolazione 260 all'ora, incidente 755 incidenti qua sopra. Ok, qui un altro incidente, qui un altro incidente. Sì, però veramente fatevi un corso di guida. Autostrade ci sarebbe da sistemare questa. Altro parcheggio lo piazziamo
Lo vorrei piazzare qui, ti dirò. Voglio vedere se anche gli uffici portano veicoli parcheggiati. Qui dov'era? Qua. 30 a 20. Qui ci sono solo residenti e un po' di uffici, di negozi ci sono. Non lo so, vediamo, vediamo. Non mi piace. Perfetto, meglio, meglio, meglio. Sarà qui 25. E allora anche tu a 25, scusami, che è sta differenza di prezzi? In automatico lo aggiorna, perfetto. Mi piace. Bravo gioco. Su queste cose almeno non ti perdi. Su altre sì, però su questo. Va bene. Fatemi. Carino. Posso fare anche i laterali? No. Lo facciamo solo il centrale. L'albero va pure al centro, sì. Molto meglio. Un po' di disoccupati. E mettiamo qualche edificio. 3, 4, 5, 6. Anche qua. Edifici ad alta densità. Sì. Differenziare un pochettino la zona. Li metto anche qua un po'. Uno e due. E poi mettiamo anche gli altri due accanto. Uno e due. Perfetto. Allora, questo parcheggio 26, non tantissimo. Allora, dobbiamo iniziare a pensare a dove posizionare questa struttura abnorme. Questa struttura ci potrebbe stare a posizionarla magari qui, forse più qui sull'interno. Il treno, pure questo è il treno, c'è cioè il deposito. Ok,
Allora facciamo così, finiamo questo video con sistemazione della costa. Ci è rimasta questa zona da sistemare. Facciamo così, sistemiamo questa zona così. Dobbiamo però comprare questo e questo piccolo pezzo di terreno. Allora, qua l'aumentiamo così. Questo tool aspetta però poi abbiamo questo così ok elimina questo pezzo di strada e rifacciamolo. Da fare infatti perché qua manca della terra questo ok quindi elimina pure questo ok, per di qua. Non mi piace. Proviamo. Vediamo un attimino questa zona. Oh, ok. Ok, qua andiamo per così, sempre dritto, qui iniziamo a curvare per così, dritto, di nuovo curva se riusciamo.
qui. Qui c'è da divertirsi. Veramente non lo prendi l'ultimo pezzo? Dai. Dai. Ci può stare. Questa chicane che no, non mi piace in realtà. Questa chicane non mi piace. Facciamo dritta per così. Poi. Molto meglio. E adesso. Ultima sistemazione che dobbiamo fare. Prendiamo questa altezza. Diminuiamo no, la robustezza, ma la grandezza. Non lo tocchiamo perché sennò tocchiamo l'isolotto e qua andiamo ad temare. Perfetto. Pietra non ce ne sono da poter sistemare da qualche parte. Ok. Per cui questa era già attaccata. Ok, abbiamo 28.000 di guadagno orario. Gli abitanti crescono al ritmo di 70 all'ora, non tantissimo. E qui c'è in attesa un carro funebre. Aspetta un attimo, prima di chiudere voglio vedere il crematorio. Blocchiamo questo. Piazziamo vicino all'ospedale, uno qua e uno qui ci posso faccio no qui sì. Ok, perché siete tutti quanti negativi, cioè, che c'è di male, non vi piace? Lo calcio. No, questi mo sono negativi qua. Scusate, oh. Lo metto ed è negativo. Lo calcio se è negativo. Cioè, non capisco. Sì, d'accordo. Qua è positivo. Qua è positivo pure adesso. Boh. Vabbè. Più 50.000. Vabbè. Che cosa abbiamo esportato. Va benissimo. Chiudiamo qui questo nuovo episodio dedicato alla nostra Rivarola e nel prossimo episodio andiamo probabilmente sì, trasporto pubblico abbiamo detto. Perfetto. Quindi prossimo episodio esploriamo il trasporto pubblico di Inner City Skylines 2. Alla prossima.